Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del film del 2009, Jennifer's Body? Era un film che vedeva come protagonista Megan Fox, la quale veniva sacrificata da un gruppo di ragazzi che erano fanatici di Satana. Quello che forse molti di voi non sanno è che in realtà questa storia è tratta da fatti realmente accaduti e sono stati in parte ispirati dalla storia di Elise Mary Paller. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di oggi vede protagonista Elise Mary Paller, la quale è nata il 24 aprile del 1980 in California. Era la maggiore di quattro fratelli e è sempre stata molto legata alla sua famiglia. Elise e la sua famiglia si sono trasferiti a Roy Grande in California, in una casa che il loro padre aveva di fatto costruito. Una volta trasferiti, la mamma di Elise, per qualche ragione non del tutto chiara, ha scelto di far studiare la ragazza a casa per 2 anni e successivamente l'ha mandata a studiare poi insieme a degli altri compagni in una scuola pubblica. Elise è sempre stata una studentessa modello, aveva degli ottimi voti a scuola e era anche un'ottima giocatrice di calcio e tennis. Inoltre è sempre rimasta molto attiva sia col gruppo della chiesa che con il gruppo di teatro della sua scuola. Il sogno di Elise era quello di diventare un'attrice. Tutti i suoi amici l'hanno sempre descritta come una ragazza sempre molto indipendente, sempre solare, sempre felice e piena d'amici. Era una di quelle ragazze che attaccava bottoni con tutti e tutti sembravano a trovarla una persona estremamente piacevole. Era comunque sempre quella la ragazza un pochino, diciamo, più intraprendente se vogliamo e anche un pochettino fuori dagli schemi. Era quella ragazza che spesso scappava di casa e poi aveva sempre delle storie interessanti da raccontare al suo ritorno. Tuttavia questo suo, diciamo, essere un po' ribelle ha avuto una specie di escalation e ha iniziato a bere alcol e anche ad utilizzare narcotici, e per questo motivo è stata sospesa da scuola per 5 giorni perché è stata beccata a bere alcolici quando ancora era minorenne. Di fatto i genitori non hanno preso bene ciò e hanno deciso di mandarla in un centro di riabilitazione. Probabilmente i genitori si sarebbero aspettati che quel centro sarebbe riuscita a curarla e che magari una volta uscita sarebbe riuscita a rimettersi la vita a posto, ma sfortunatamente sarà proprio qui che il suo incubo inizierà. Durante la sua permanenza in questo centro di riabilitazione ha conosciuto un ragazzo di nome Jacob Delashman. Questo ragazzo frequentava la stessa scuola di Elise, tuttavia dal momento che frequentavano gruppi molto diversi non si erano mai conosciuti. Jacobs e i suoi amici, rispettivamente Joseph e Royce, hanno sempre avuto una terribile reputazione nella comunità e erano considerati come dei cattivi ragazzi, diciamo, e una brutta influenza. Erano sempre il gruppo di ragazzi che finivano nei casini e tra l'altro erano anche componenti di una band chiamata Hatred, il quale era un complesso musicale parzialmente ispirato a un gruppo di nome Slayer. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questa metal band. In realtà non sono troppo familiare con questa band, però da ricerche che ho fatto sembra che il gruppo spesso parlava di cose sataniche e anche sacrifici umani, eccetera eccetera. In ogni caso, quello che facevano questi tre ragazzi era ascoltare compulsivamente la loro musica, anche i loro testi, e anche leggere informazioni riguardo possibili riti satanici. In ogni caso, attraverso, diciamo, questo periodo che la ragazza Elise ha trascorso in questo centro di riabilitazione, ha iniziato a stringere un'amicizia sia con Jacobs che con questi altri due ragazzi. E è stato proprio durante questo periodo che i tre ragazzi hanno maturato una specie di ossessione per questa ragazza. La loro band, infatti, non stava andando particolarmente bene e quindi tentavano modi possibili per poter avere successo, come la band Slayer di cui erano tanto fanatici. E è proprio durante una di queste discussioni che hanno avuto quest'idea assolutamente terribile. Quello che avevano ipotizzato era di poter sacrificare questa ragazza, Elise, per poter arrivare al successo. Quello che speravano era che attraverso questo sacrificio Satana li avrebbe ricompensati con il successo. Infatti gli avrebbe permesso di sviluppare dei poteri sovrannaturali
con i quali sarebbero riusciti a firmare un contratto discografico. Il motivo per cui pensavano che Elise sarebbe stata la vittima sacrificale perfetta è perché aveva gli occhi azzurri, era bionda ed era ancora una vergine, e quindi era proprio una preda perfetta da dare in sacrificio a Satana. È stato durante questo periodo che Elise ha iniziato a notare come questi ragazzi la stessero trattando in modo alquanto strano. Non riusciva a comprendere alcuni atteggiamenti che il trio aveva nei suoi confronti. Le aveva notati spesso fissarla costantemente tutte e tre assieme, e a volte se li è trovati anche davanti a casa. Tutto questo la metteva completamente non a suo agio, e è arrivata persino a dire di questo atteggiamento così strano nei suoi confronti anche ad alcune sue amiche. Alcune di queste hanno anche riferito a Elise che questi tre ragazzi non erano assolutamente una buona compagnia e che avrebbe dovuto smettere di incontrarli al più presto. Tuttavia Elise era una ragazza estremamente gentile, e quindi per quanto magari potesse nutrire un certo timore, ha comunque continuato a parlare, soprattutto con Jacob. Un giorno, mentre stava tornando da scuola, i tre ragazzi l'hanno fermata e le hanno chiesto aiuto, dal momento che purtroppo una povera ragazza era caduta da un burrone e quindi avevano bisogno dell'aiuto di Elise. Elise si è così avvicinata a questo burrone, ma quando era sul punto comunque di vedere dove era l'altra ragazza, che questi ragazzi avevano detto appunto che era caduta, l'hanno spinta. È stato proprio lì che Elise è caduta nel burrone. Il burrone non era troppo profondo e quindi comunque la ragazza non ha perso la vita, si è soltanto fatta male, ma quando era a terra un altro dei ragazzi era già lì pronto con un coltello per attaccarla. Fortunatamente, proprio all'ultimo momento, la mamma di Elise ha visto la scena e si è avvicinata. I ragazzi, vedendo la madre di Elise, sono subito corsi via. Come potete immaginare, era una situazione veramente paradossale. Elise non sapeva cosa pensare, era sempre stata comunque amica o perlomeno amichevole con questi tre ragazzi, quindi perché le hanno fatto questo? Lei non riusciva a capire se si trattasse solamente di uno scherzo o se realmente avessero voluto farle del male in qualche modo. In ogni caso, Elise, dal momento che, come avete capito da questa storia, era una ragazza comunque molto buona, gentile e generosa, li ha tra virgolette perdonati, o comunque ha ritenuto che i ragazzi non volessero realmente ferirla, e quindi ha pensato che si trattasse solamente, come vi dicevo, di uno scherzo. Elise ha anche detto ai genitori di non prendere questa cosa troppo sul serio, che quei tre ragazzi stavano solamente scherzando. Successivamente, il 22 di luglio del 1995, Elise ha ricevuto una chiamata da Jacobs, che l'ha invitata a uscire assieme. Benché la ragazza fosse ancora, diciamo, quasi sotto shock da quello che era successo precedentemente, Elise ha comunque acconsentito a vedere il ragazzo. Jacobs era riuscito quindi a convincerla. Elise ha incontrato questi ragazzi in un bosco. Quando Elise è arrivata nel bosco, hanno iniziato a fumare, diciamo, un po' marijuana, e nel mentre che la ragazza si stava rilassando, in un momento probabilmente di poca accortezza, uno dei ragazzi con una cintura l'ha presa al collo, tentando di strozzarla. Successivamente l'altro ragazzo le ha tenuto le mani, e infine Jacobs ha preso un coltello e gliel'ha impiantato direttamente nel collo. Successivamente questi tre ragazzi a uno hanno preso il coltello e l'hanno pugnalata per 12 volte uno dietro l'altro, appunto per potersi ringraziare le grazie di Satana, pregando e lodando il Signore Oscuro. Tuttavia queste 12 pugnalate non bastarono. La ragazza infatti anche dopo era ancora in vita, e quindi hanno scelto di colpirla al collo per poterla fare fuori definitivamente. Immaginatevi il dolore che questa ragazza deve aver provato in quel momento, perché comunque non è morta subito, ma continuava a sentire queste pugnalate una dietro l'altra sul suo corpo da queste persone che lei pensava fossero suoi amici. La cosa forse più squallida di questo avvenimento è che dopo che questa ragazza, diciamo, è stata fatta fuori, i ragazzi hanno anche abusato del suo corpo. La mattina seguente i genitori si sono subito resi conto che Elise non era in casa, e quindi sono subito iniziate le ricerche. Inizialmente si sono recati alla polizia, ma la polizia ha detto loro che non erano ancora trascorse le 24-48 ore, quindi non potevano iniziare l'indagine, che molto probabilmente la ragazza sarebbe ritornata a casa di lì a poco. La cosa più allucinante è che i tre ragazzi sono andati in giro praticamente a vantarsi di quello che avevano fatto a Elise. Tuttavia nessuno sembrava credere a questo trio, perché praticamente erano i soliti ragazzi che si inventavano anche una serie di palle, molto probabilmente.
I giorni si sono trasformati in settimane, infine in mesi, e nessuno riusciva a trovare il corpo di questa giovane Elise. I genitori erano sicuri che qualcosa di male era successo a questa Elise e non riuscivano a capire perché la polizia non prendesse la cosa sul serio. Infatti, anche trascorse diciamo le 48 ore, la polizia ha sì iniziato delle indagini, ma sembrava aver archiviato il caso come se la ragazza fosse scappata di casa. Comunque era una ragazza ribelle che era stata beccata a bere di nascosto, era stata sospesa da scuola, era andata in questo centro di riabilitazione, quindi il fatto che lei fosse scappata per i poliziotti era un atteggiamento plausibile da questa ragazza. I genitori hanno anche riferito alla polizia che questi tre ragazzi in passato avevano provato ad attaccarla, ma ancora una volta la polizia non ha preso le parole della madre sul serio. Tra l'altro avevano anche una pista che non era mai stata indagata, poi si è anche rivelata essere falsa, del fatto che Elise era stata vista in un'altra città con un ragazzo più grande. Ci sono voluti ben 9 mesi prima che il corpo di questa Elise fosse in qualche modo ritrovato. Durante questi 9 mesi, che il corpo era praticamente nel bosco vicino a casa, i tre ragazzi colpevoli hanno continuato a vivere le loro vite come se nulla fosse, il che è veramente terribile se ci pensate. E molto probabilmente questi 9 mesi sarebbero diventati anche un lasso di tempo molto più lungo se solamente uno di questi tre ragazzi, Royce, non avesse iniziato a nutrire dei sensi di colpa adesso che era diventato cristiano. Ha anche cercato di confrontarsi con gli altri due amici e era terrorizzato del fatto che molto probabilmente loro si sarebbero vendicati su di lui, anche per paura che magari questo ragazzo confessasse questo crimine alla polizia, e sarebbe potuto essere un grosso problema, come potrete immaginare. È stato per questo motivo forse che Royce ha scelto di andare direttamente alla polizia a confessare quello che avevano fatto lui e i suoi amici a questa povera Elise. Royce ha anche accompagnato i poliziotti nella foresta dove è stato ritrovato finalmente il corpo di questa ragazza. Come potete immaginare, la famiglia era assolutamente disgustata dalle informazioni che ha ricevuto. La madre in particolare era assolutamente devastata al solo pensiero di tutto quello che questa ragazza ha dovuto sopportare nei suoi ultimi attimi di vita. Quello che ha detto, e qua vi cito testuali parole, è come se qualcosa vi fosse stato strappato da voi, un pezzo del vostro cuore. Ecco come mi sento in questo momento. Il dolore è così terribile e è un dolore che va oltre il dolore fisico, è qualcosa che potete solamente immaginare. Il 14 di marzo del 1996 gli altri due ragazzi sono stati arrestati e condotti alla polizia per un interrogatorio. Entrambi i ragazzi hanno negato di praticare satanismo, ma hanno ammesso di aver contribuito alla morte di Elise. Hanno dichiarato che la musica degli Slayers li ha ispirati a commettere questo omicidio. In particolare, Joseph ha detto queste parole, che vi cito: "È come se la loro musica ti entrasse nella testa, e è quasi imbarazzante il pensiero di quanto questa musica mi abbia potuto influenzare. Ha iniziato a influenzare il modo in cui vedevo le cose." Tutti e tre ragazzi sono stati processati per omicidio e, benché fossero tutti minorenni nel momento dei fatti, sono stati tutti processati come degli adulti, quindi senza nessuno sconto di pena, e mi sembra anche giusto considerando la violenza delle loro azioni. Tutti e tre i ragazzi hanno ricevuto una sentenza di 25 anni di prigione. L'unico dei tre ragazzi a cui sembrava fosse possibile essere rilasciato era stato Royce, il ragazzo che appunto aveva confessato i crimini commessi, e tra l'altro anche la famiglia di Eloise si è espressa riguardo la possibile uscita di questo ragazzo, dicendo che comunque secondo loro questo ragazzo si era pentito e che se non fosse stato per lui alla fine non sarebbe neanche stato possibile incastrare nessuno dei tre. Quindi per questo motivo il padre sembrava essere d'accordo all'uscita, diciamo, su libertà vigilata di questo ragazzo. In ogni caso è stata negata comunque questa richiesta e il ragazzo è rimasto in prigione, e dove sta trascorrendo ancora i suoi ultimi anni di pena. Jacob ha praticamente incolpato l'ossessione e dei riti satanici di Joseph, dicendo: "La musica
era distruttiva, ma non è stato questo il motivo per cui Elisa è stata fatta fuori. Il motivo per cui lei è stata uccisa è perché Joseph ha iniziato a nutrire un'ossessione per lei, un'ossessione per farla fuori. La cosa forse più pazzesca di questo caso è che i genitori di Elise hanno anche sporto denuncia nei confronti di questa band degli Slayer, appunto. Tuttavia il giudice ha dismesso il caso dal momento che appunto le canzoni di questi Slayer sono protetti dal First Amendment proprio della Costituzione americana. Personalmente non credo che sia giusto dare la colpa agli Slayer, alla fine sono solo una band, cioè è giusto che possano fare i testi che vogliano. Gli unici veri responsabili di questo omicidio altri non sono che questo trio di persone veramente schifose che hanno scelto di far fuori una loro amica. Erano pienamente coscienti di quello che stavano facendo e nessuno li ha costretti ad agire in questo modo. Hanno crudelmente preso la vita di questa giovane Elise per ragioni assolutamente egoistiche e in modo veramente atroce, senza curarsi delle conseguenze. La cosa veramente più atroce, secondo me, è che alla polizia sono voluti ben 9 mesi prima di riuscire ad indagare o scoprire che cosa era successo, e sono riusciti a scoprirlo solamente grazie alla testimonianza di uno di questi 3 ragazzi, che forse se non avesse mai testimoniato, mai la polizia sarebbe riuscita a risalire a questi 3 colpevoli. E la cosa più assurda è che la madre in più occasioni ha detto alla polizia che secondo lei qualcosa di grave era successo, aveva già segnalato questi 3 ragazzi, eppure la polizia non aveva preso provvedimenti seri. Quello che la famiglia ha scritto sulla tomba di Elise è stato: Elise amava Dio, il suo mondo bellissimo, i suoi amici adorati e anche la sua famiglia. Il dolore che questa famiglia deve essere andata incontro deve essere assolutamente inimmaginabile. Ma io spero davvero che con gli anni che sono passati la famiglia sia riuscita, non dico a superarlo, ma almeno a convivere con questo terribile lutto. Elise non si è meritata assolutamente nulla di quello che le è capitato, e probabilmente questo è uno dei casi più crudeli e terribili che ho mai trattato su questo canale. Io ragazzi spero davvero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace e spero davvero di vedervi nel prossimo video. Un saluto da Seba, ciao. Kimi wo naku kara itsu wo